Thank you.
Prova, non avete sentito nulla. Ora mi sentite? Ok, allora ricominciamo da capo che non mi avete sentito. Buongiorno a tutti, innanzitutto, e buon fine settimana. Oggi siamo qui per andare a vedere che cosa è successo dopo che il nostro countdown è terminato. Questo è quello che vi posso mostrare, lo potete vedere anche voi dalla vostra dashboard. Praticamente è partito un altro countdown. Adesso uscito timeout, torniamo indietro. È partito un altro countdown, come potete vedere anche voi dalla vostra dashboard. Quindi tra 7 giorni ci sarà il listing sul primo exchange, tra 8 giorni il listing sul secondo exchange e tra 10 giorni sul terzo exchange. Ne abbiamo anche un quarto, ma un TBA, quindi vorrà dire data da definirsi. Questo qua lo potete vedere anche all'interno della vostra dashboard. Quindi queste qua sono le nuove date che Blackford ci sta dando. Andiamo a vedere poi le notizie ufficiali, le troveremo su X, penso che oggi pubblicheranno qualcosa. Per chi non segue la loro pagina X, che sarebbe l'ex Twitter, andate subito a farlo perché le notizie ufficiali dall'11 marzo le troveremo tutte qui all'interno. Non è facilissimo collegarsi, basta anche, non, potete anche non registrarvi e entrare direttamente con la vostra email di Google, quindi entrate direttamente con quella e potrete avere accesso a tutte le notizie ufficiali. Quindi queste qua sono le nuove date, quindi Blackford sta mantenendo quello che ha detto. Andremo sul mercato su 4 exchange. Questa qua è un'ottima cosa per andare un buon impatto sul mercato. Siamo prima dell'halving di Bitcoin, quindi il periodo è perfetto, quindi ci siamo. Manca davvero poco perché una settimana vuol dire che verremo listati su il primo exchange e tra 7 giorni, quindi prima di Pasqua, perché comunque tra 7 giorni è il 29, quindi proprio prima di Pasqua verremo listati sul primo exchange, quindi venerdì il primo exchange sarà, poi ci sarà un secondo, un terzo e un quarto. Non so se oggi diranno i nomi degli exchange sulle varie pagine Twitter, quindi X. Quindi seguiamo le pagine X, secondo me ci sarà una settimana di campagna marketing davvero importante. Queste qua sono tutte mie ipotesi, però penso che quello che l'azienda voglia fare. Andiamo a vedere se c'è ancora disponibile la promo per andare a comprare un nodo da 100 con lo sconto del 10%, ma in teoria oggi, dopo l'annuncio, doveva essere finita. Andiamo a controllare se è ancora disponibile oppure no. La challenge è terminata perché penso che c'è scritto fine listing announcement, quindi il listing è stato annunciato e quindi in automatico dovrebbe essere finita anche la parte della challenge. Non erano quattro tutti insieme e alla fine sono quattro tutti insieme perché uno con date diverse dall'altro. Nessuno aveva detto che avrebbero listato tutti e quattro insieme, avrebbero detto che fossero quattro gli exchange. Quindi sì, il countdown ci ha portato un altro countdown perché hanno annunciato il listing. Sto rispondendo alle vostre domande in chat. Poi c'è Pasqua, Pasquetta, 1º maggio, non ci arriviamo al 1º maggio perché se è tra 7 giorni vuol dire che è il 29.
Quindi siamo lì, siamo arrivati, ragazzi. È inutile che continuate a lamentarvi. Ci siamo arrivati. Se è stata una scelta aziendale, ci avrà i propri motivi. Perché, comunque, per fare un listaggio, tanto per farlo, lo poteva fare chiunque, ma non è quello che vuole fare Blackford. Per listare una moneta, tanto per listarla, non aveva senso. Lo possiamo fare anche noi, listare una moneta. Basta contattare gli exchange e la listiamo una moneta così, tanto per buttarla lì sul mercato. Ma non è l'intenzione che ha Blackford. Quando sento persone ancora che dicono scam di qua e di là, mi sa che ancora non hanno capito che cosa vuol dire la parola scam. Però vabbè, se ne accorgeranno con il tempo, quindi quello ve ne accorgerete voi stessi. Secondo voi lo listano su Bybit? No, non sappiamo se verrà listato su Bybit. Comunque deve essere uno dei top 5, sicuramente ci sarà, quindi può essere tra Binance, Kraken, KuCoin, Bybit o OKX. Questi potrebbero essere uno dei 5, dei 4 exchange. Questo, che cambia se listavano 11 marzo o oggi? Cambia perché adesso hanno 4 exchange. Prima l'11 marzo non avevano mai parlato di 4 exchange, quindi adesso avendo 4 exchange l'impatto sul mercato sarà più grande, più volumi, quindi più persone che compreranno più BXN, quindi la moneta si andrà a stabilizzare anche a un prezzo secondo me interessante per tutti noi che siamo possessori dei nodi, quindi vanno a tutelare noi i nodi. Potrebbe essere anche BitGet, certo, perché comunque c'è da... I primi 20 exchange possono essere i 4, quindi uno sarà tra i primi 5, uno sarà tra i primi 10 e due tra i primi 20, secondo me, poi sempre solo mie ipotesi, però questo è quello che ci comunicherà l'azienda, troveremo tutto sul Twitter, sulle notizie ufficiali, quindi troveremo tutto lì all'interno e tutto troveremo lì. Allora, si sapeva che tanto si andava ad aprire, non fanno mai niente per niente. Ok, se per te Wolfi non hanno mai fatto niente per niente, puoi benissimo quando la moneta verrà listata vendere le tue monete e non credere nel progetto. Bisogna crederci nel progetto perché comunque se vuoi qualcosa di reale e serio ci va il proprio tempo. Ancora la promo è disponibile per i nodi da 100, quindi ancora abbiamo lo sconto del 10% sui nodi da 100. Questa è stata fatta secondo parte mia perché comunque vogliono levarsi i nodi piccoli. Perché comunque quando poi andremo a mercato vi ricordo che il prezzo del nodo cambierà in base al valore del BXN. Questo è il nodo, per esempio, se adesso costa 100 euro. E la moneta andrà a 0,4 e il nodo non costerà più 100, ma costerà bensì 200. Ma di solito non si fanno i pro-launch sui grossi exchange. Questo non, sì, di solito si fanno, ma non so adesso l'azienda come si muoverà e gli exchange che accordi hanno con gli exchange. Questo non lo possiamo sapere noi, quindi questo lo valuterà l'azienda. Noi dobbiamo seguire qua. Vi ricordo Twitter, X, l'ex Twitter, quindi X. Qua ci saranno le notizie ufficiali, troveremo tutto qui all'interno. Quindi ragazzi andate a seguire la loro pagina Instagram, cioè anche Instagram, però le notizie ufficiali saranno su X, l'ex Twitter. Gli airdrop li hanno fatti, ancora ci sono ancora disponibili, facendo scaricare una persona il loro wallet hai la possibilità di ricevere 100 BXN in omaggio. Quindi quello lì è un airdrop ancora disponibile per le persone che vanno a scaricare il proprio wallet di Blackford. Vi ricordo che adesso anche all'interno del wallet di Blackford, con la scambiabilità, se andremo a fare degli scambi all'interno, riceveremo un cashback in BXN, già è attivo questo. Quindi se voi andate a spostare delle monete da un exchange all'altro, tramite il wallet di Blackford riceverete del cashback in BXM, quindi andate a fare anche queste azioni perché comunque vi porta del ritorno nella loro moneta in BXM. Quindi questo qua è un po' il tutto quello di oggi. Penso di avervi detto tutto, è stata una live veloce giusto per assistere
a cosa sarebbe successo alle 9. Stasera ci sarà la live direttamente anche sul mio canale di quello che diranno Roberto e Alex e Luca. Che comunque atteniamoci sempre alle notizie ufficiali che troviamo sul il Twitter. Allora, Wolf, perché fino ad ora hanno fatto in modo che la gente si può fidare. Wolf, se tu non ti fidi, sei l'unico che non ti fida. Io conosco tantissime persone che credono nel progetto e dagli acquisti dei nodi si può vedere che le persone si fidano ancora del progetto perché stanno vendendo un sacco di nodi, quindi ci sono persone che credono nel progetto. L'azienda c'è, sono presenti, sono lì, non sono come gli altri progetti che non sai neanche chi c'è dietro. Non ci sono percentuali, quelle che ti piacciono a voi, che vi piacciono gli scammoni belli da 7, 8, 10% al giorno. È un'azienda reale, presente, e sta creando di qualcosa di innovativo, quindi è una startup, quindi ci sono anche i ritardi come in tutte le aziende appena nate, perché comunque è tutto in fase di creazione. Quindi da qua aspettare un'altra settimana, io non la vedo una tragedia, non ho fretta, poi perché tanto anche quando uscirà al mercato non avrò fretta di vendere le mie monete, perché comunque se credi nel progetto devi andare a holdare le tue monete, questo è quello che consiglio a tutti, o magari vendertene una parte per andarti a acquistare degli altri nodi, ma lì anche aspettare che la moneta sia a mercato per comprare altri nodi, la vedo comunque un rischio perché se la moneta si alza, in automatico si alza il valore del nodo. Quindi il nodo che oggi potresti pagare 1000 lo andresti a pagare 2000 o 6000 o 4000 in base al valore della moneta. Non sarà il solito pump and dump, il pump and dump comunque ci sarà a prescindere perché comunque quando la moneta andrà a mercato normale ci sarà chi vende e chi compra. Ma andando su 4 exchange, ragazzi, ci saranno anche tante persone che compreranno, perché comunque stanno parlando di BXN ovunque e a breve ne sentiremo parlare ovunque, perché comunque partirà, secondo me, in questa settimana ci sarà una bella campagna marketing, quindi questi qua sono gli accordi che loro hanno preso con gli exchange, ci sono 4 exchange perché gli accordi sono già stati fatti, poi comunque è stato firmato un NDA. E non possono divulgare più informazioni, quindi attendiamo questa settimana e quindi vedremo un po' come si l'evolversi del tutto quanto. E Wolfie, ce ne saranno tanti come te, sono persone che comunque non hanno la visione del progetto, non avete la mentalità adatta per fare questo tipo di cose. Quello che vi consiglio, se non avete questa mentalità, lasciate perdere. E fate la vostra vita che fate tutti i giorni e lasciate perdere queste cose perché non fanno per voi, non sono cose adatte per voi. Quindi, nel senso, lasciate perdere. Io sento persone che si lamentano con un nodo da 100 euro e quindi non ha senso per me perché comunque con 100 euro, ragazzi, non potete diventare ricchi. Non vi aspettate chissà che cosa con un nodo da 100 euro. Comunque, guadagni per ciò che investi, è sempre stato così e quindi è sempre stata così. Quanta gente hai portato nel progetto? Io non ho portato nessuno perché comunque io faccio vedere il mio percorso, poi le persone si capiscono loro l'opportunità e ci entrano in automatico, quindi non siamo qui a reclutare persone. Se faranno altre promo, ben venga, così comprerò altri nodi a un prezzo conveniente, non c'è problema, Wolfie. Siamo aperti anche ad altre promo. Non mi spaventa questa cosa, quindi questo qua ci credo nel progetto, l'azienda è disponibile, esistono, sono reali e quindi andiamo avanti e forza Blackford. Quindi questo qua è un po' il tutto. Quello che volevo dirvi, c'è ancora la promo disponibile. Questo qua è il nuovo countdown. Potete vederlo anche voi dalla dashboard. Quindi è arrivato. Manca una settimana. Oggi vedremo cosa ci offrirà il X, quindi le formazioni. Ma non è detto che gli exchange ancora non li dicono. Le informazioni sull'exchange sicuramente le troveremo su X. Secondo me, nell'arco della giornata, da qua a una settimana, troveremo belle informazioni sul nostro X. Quindi aspettiamo Thomas, vediamo un po'
Che cosa ci ha provato? Il countdown è finito da 20 minuti, quindi secondo me tra nell'arco della giornata e da qua a 7 giorni ci saranno delle notizie ufficiali direttamente su X, anche da parte degli exchange, perché comunque devono andare a fare anche una campagna marketing. Con 2000 di nodi fatto un bel investimento, ti puoi ritenere di aver fatto un bel investimento, perché comunque andiamo a vedere la produzione del tuo nodo. Vi ricordo che comunque ogni anno più o meno 340-343 giorni il tuo nodo ha un halving, quindi dimezzi la produzione, però comunque nodo da 2000 hai fatto un bel investimento. Comunque tra una settimana troveranno un'altra scusa? No, non troveranno nessun'altra scusa. Con 100 euro non si può diventare ricchi, però hanno portato i leader dove sono ora. Leader ci puoi diventare anche tu, Wolfie, se fai azioni tutti i giorni e ti impegni nella tua vita, ma si vede che non è il tuo mestiere. Per essere leader comunque hanno degli impegni tutti i giorni. Lavorano più di certe persone che vanno al lavoro, fanno 8 ore, perché comunque si dedicano al supporto di tutte le persone che ci seguono lo possono dire come vengono aiutate tutto dalla mattina alla sera. Magari andiamo a dormire anche alle 4 di notte e ci svegliamo alle 8 di mattina per darvi le informazioni, e le informazioni che noi diamo sono quelle che ci vengono comunicate come a tutti voi, quindi non è che diamo qualcosa di diverso. Se hai guadagnato più di quello che hai investito, è bello fare chiacchiere. Se hai guadagnato più di quello che hai investito, è bello fare chiacchiere. Non capisco questa cosa. Comunque, il tuo nodo da 2000 ti produce 400 Bitcoin al giorno, quindi hai un'ottima produzione. Non ti puoi lamentare del tuo acquisto. Hai fatto comunque un bel acquisto. Tranquillo che la trovano, vedremo. Tra una settimana vedremo se ci avranno la scusa che dici tu, Giuseppe, o andremo al mercato. Tanto fino adesso l'azienda c'è, è lì, presente, e le polemiche, Diego, purtroppo siamo abituati, le faranno sempre le polemiche, infatti rimarranno sempre lì dove saranno, perché comunque non hanno la visione, non hanno la mentalità giusta per crearsi un lavoro, crearsi qualcosa. Lasciate perdere questo progetto, basta così. Ok, se lo dici tu, Thomas. Sei benissimo, buono, sei benissimo, puoi benissimo uscire. Quando verrà listata, venditi le tue monete, ti potrai vendere anche il tuo nodo, lo puoi vendere anche adesso, trovi qualcuno, gli fai un'offerta, te lo comprano il nodo. Anzi, se glielo dai a metà del prezzo, lo comprano subito. Te lo compro io in primis. Non è un problema. Perché il progetto c'è, le persone ci sono e sono persone reali. Parlatemi di un progetto dove avete trovato persone reali che stanno all'interno, dietro, presenti, e poi ne riparliamo. Le persone sono lì e sono tutte quante presenti, quindi stiamo un po' attendendo, vediamo magari se pubblicano qualcosa in diretta sul nostro X. Vi ricordo come sempre di andare a seguire la pagina, iscrivetevi anche al mio canale YouTube per chi ancora non è, mettete un bel like al video e a breve, secondo me, troveremo delle ottime notizie sul nostro X. Quindi, questa qua è X. Vediamo un po' se uscirà qualcosa nella giornata di oggi, ma sicuramente uscirà qualche informazione riguardante gli exchange e tutto quanto. Secondo me, nell'arco della settimana vedremo degli sviluppi. Quindi stasera partecipate, mi raccomando, alla Zoom. Bravo Alessio, questo qua è lo spirito giusto, quello che ancora tante persone non capiscono, che ognuno deve essere consapevole di dove mette i soldi e deve essere disposto a perderli. Se va bene, va bene, altrimenti pace. Che dobbiamo fare? Ci abbiamo creduto, è andata male, pace. Ma sono convinto che non andrà male. Anzi, avremo
nostre soddisfazioni, chi piccole e chi grosse, in base all'investimento che uno ha fatto. Perché è normale, quello da 100 non potrà pretendere di guadagnare come quello che ne ha investito 10.000 o 50.000. Quindi, questo qua è il succo del discorso. Bisogna anche credere in quello che si va a fare. Quindi, se non credete nel progetto, ragazzi, non ci investite dall'inizio. Poi, logicamente, ognuno fa le proprie valutazioni e non siamo qui per essere dei consulenti finanziari, ma ricordatevi sempre di investire quello che siete disposti a perdere. Eh sì, anche Dio ci ha messo una settimana per creare il mondo. Eh sì, piangersi addosso è una mentalità diffusa in Italia, hai ragione, che è un modo per non prendersi le responsabilità dei propri errori e darle agli altri. Certo, la responsabilità sarà sempre degli altri, mai della propria. Allora, Thomas, ma che c'entra? Ognuno deve essere consapevole, ci mancherebbe, questo è giusto, sono prese per il culo che non vanno bene. Ti danno pure del coglione se non compri il progetto della vita. Nessuno ti sta dicendo che sei un coglione se non ne fai parte, e nessuno ti sta dicendo delle prese per il culo, perché se erano delle prese per il culo, stamattina quando ti svegliavi qui non trovavi Exchange 1 tra 7 giorni, Exchange 2 tra 8 giorni, Exchange 3 tra 4 giorni, ma trovavi un bel 404 error e nella tua dashboard tu non saresti più entrato. E ciao ciao azienda, quella avresti trovato se non l'avrà presa per il culo. Non è tutto tranne che non è una presa per il culo. Credimi che ci sono stati dei ritardi, sono d'accordo con voi, ma dobbiamo capire che è una startup, quindi questo bisogna dare fiducia all'azienda, bisogna sempre comunque credere nel progetto e dare fiducia alle persone che ci sono dietro, perché li ho visti, li ho conosciuti e sono persone davvero competenti. Avete ragione, voi fate troppe parole, non serve a niente, però ricordiamoci una cosa di quello che hai detto: le aspettative sono molto alte, ma molto alte. Se poi dovesse essere il contrario, se poi dovrebbe essere il contrario, Wolfi l'abbiamo presa in quel posto. Semplice. Nessuno ti ha detto di investirci. Quando ci hai investito, sapevi a che cosa andavi incontro. Potevi vincere, potevi perdere. Quindi bisogna anche fare le proprie valutazioni. Diego Santucci, ma smettila, ma non siamo tutti uguali. Conosco persone fragili che ci hanno messo tanti soldi, li vedo preoccupati per questo rinviare. Se le persone che tu vedi che sono fragili ci hanno messo tanti soldi, non ci dovevano mettere tanti soldi se non erano disposti a perdere. Nessuno gli ha detto di metterci tanti soldi. Tutto lì, Thomas. Quindi ci hanno messo tanti soldi perché erano disposti a perderli o hanno fatto il passo più lungo della gamba che non dovevano fare. Lì è una loro responsabilità, non è di certo responsabile una responsabilità dell'azienda, perché se tu credi in una startup e in un progetto, devi essere responsabile che quella startup può anche fallire. Non è detto che il progetto vada to the moon, potrebbe anche fallire, quindi devi essere responsabile di quello che vai a fare. E questo si dice sempre. In qualsiasi investimento, anche se apri un'attività, non è detto che quell'attività possa andarti bene. Ora che ci sarà il listing, ci sarà un aumento di produzione di Big Sand. No, la tua produzione nel nodo è sempre quella, non è che la vai a cambiare, sempre quella. Esatto, Diego, inconsapevolezza, non è colpa degli altri. Ci hanno messo tanti soldi, nessuno gliela vengono non te, vengono a dire. Se ti vengono a rubare a casa, la colpa è tua, non è del ladro. Ma che dici? Ma questi qua non sono ladri, ragazzi, cosa stai dicendo? Ma sai cosa almeno stai dicendo? I ladri che ti vengono a rubare in casa, cosa c'entra con quelli di Blackford? È una startup, è un progetto che stai creando. È come aprire un ristorante nuovo, non è detto che il ristorante va di bere, è sempre una startup. Se crei quel progetto, ci crei. Nelle varie Zoom date sempre garanzie che il progetto andrà benissimo. Io non ho mai dato nessuna garanzia. Non mi sembra, se vai a vedere i miei video, non c'è nessuna garanzia che ti dico garantisco che il progetto va di bene. Io credo nel progetto, sono due cose diverse.
Eh sì, Diego, mi sa che gli hanno puntato la pistola a comprare le noia questo, però che dobbiamo fare? Purtroppo bisogna combattere anche con queste persone tutti i giorni, nessuno gli ha detto di farlo e loro comunque continuano a piangersi addosso perché magari si vedono il listing una settimana e poi là. Vi ricordo, vi ripeto queste parole sempre, se l'azienda era uno scam, come dice tu, oggi lo trovate altri 7 giorni con l'annuncio del listing, poi era chiaro il messaggio. C'era scritto listing annuncio che sarebbe stato annunciato quando sarebbe listata con i vari exchange. Abbiamo la lista di 4 exchange, ancora i nomi non li sappiamo, ma secondo me nell'arco della giornata e nei prossimi giorni verranno comunicati direttamente sui vari canali ufficiali X. Ricordiamoci che le ricompense seguiranno il prezzo di mercato e speriamo che il Mix N vada a 1,2. No, le ricompense dei tuoi nodi delle transazioni non seguiranno il mercato, non c'entra proprio nulla. Le ricompense vanno in base alla potenza di calcolo che tu hai dei tuoi nodi, non che seguiranno il valore del mercato, non c'entra nulla. Tu non è che vieni pagato le ricompense dei nodi in base al prezzo sul mercato, ma in base alla potenza di calcolo che tu hai e in base alle transazioni che ci saranno sul mercato. E secondo me, con una blockchain così veloce e con un costo di transazione davvero ridicolo, tu quando sarà sui vari exchange, perché sugli exchange, ragazzi, non sarà solo listato il Big Sam, ci sarà anche la loro rete all'interno. Quindi tu il tuo prelievo non lo farai più in rete Tron TRC20 che pagherai un dollaro, ma lo farai in rete Big Sam, dove pagherai veramente una miseria. Tu che cosa vai a fare? Vai a usare la rete Big Sam o vai a usare la rete Tron? Allora, la Zoom sì, deve essere stasera. Questa qua è una Zoom sul mio canale live, sul mio canale YouTube, e stasera troverete anche la live sul mio canale YouTube. L'ho fatta per aggiornarvi e fare in diretta live che cosa sarebbe successo dopo il termine del countdown. Quindi sull'applicazione certo che si entra. Non hanno slittato di altri 7 giorni. C'era stato scritto che era un annuncio del listing e il listing è stato annunciato tra 7 giorni, il primo exchange, 8 giorni il secondo, 10 giorni il terzo e il quarto, data da stabilirsi. Allora, una mia previsione del mercato. Allora, secondo me, la mia previsione del mercato è che si stabilizzerà. Ci sarà un pump iniziale sicuramente, poi ci sarà un dump perché i tanti venderanno, persone che non credono più nel progetto, e poi secondo me si stabilizzerà sui 4-6 centesimi, che per me è un ottimo traguardo, perché se vi fate un attimo un po' di calcoli con la produzione di Big Sam che avete, con stabilirsi sui 4-6 centesimi per i primi mesi è davvero ottimo. Poi questa è la mia previsione, eh. Siamo in arrivo dalla bull run. Quindi vi ricordo che in bull run anche le monete che non hanno nessun valore, nessun niente, salgono alle stelle. Quindi non lo so, non saprei, però già anche a 4-6 centesimi per me è un gran traguardo, perché persone che magari producono anche 50.000 Big Sam al mese, fate il conto a 4-6 centesimi, è una bella cifra. Anzi, ve lo faccio poi in diretta il conto. Di chi produce magari 50 a 0,4 a 0,6 centesimi. Questo qua, andiamo in mano la calcolatrice. 50.000 Big Sam al mese. Sono 500.000 per 0,04. Sono 2.000 euro al mese. Uno stipendio di una persona con solo 50.000 Big Sam. E per avere 50.000 Big Sam al mese, comunque devi aver fatto un investimento di almeno 5.000 euro. Per guadagnare 2.000 euro al mese è ottimo. Qua stiamo parlando solo di 4 centesimi, 4 centesimi, che è un prezzo minimo, secondo me. Esatto, quindi siamo a scaglioni su 3 exchange, su 4 in realtà. Però il quarto ancora non sappiamo la data da definirsi. La rete Matic Solana costa 0,01 circa, ma per arrivare ci vuole una vita.
Xeon istantaneo, anche quelli battiamo. A voglia, quello che voglio farvi capire. Solana sta a 200 dollari. Scusa, quando accumulo Bitcoin, il controvalore lo devo guardare. Se il valore Bitcoin è basso, cosa guadagni? Ma lì è il controvalore dei tuoi Bitcoin, non c'entra nulla con le commissioni dalle transazioni della rete. Sono due cose totalmente diverse. Il tuo valore è una cosa del Bitcoin, le transazioni sono un'altra cosa. Ricevi dei Bitcoin per la tua potenza di calcolo, che è ancora quello non sappiamo come funziona, ma sicuramente in base alla potenza di calcolo, non al valore del Bitcoin sul mercato. Quello è, quindi, che ne so, magari hai una potenza di calcolo di 50.000 Bitcoin, perché ti ricordo che il tuo nodo ha dei Bitcoin bloccati, quindi quella è una potenza di calcolo che tu hai, prenderai la tua percentuale in base a quella potenza di calcolo. Quello è un po' il tutto. Va bene, allora penso che le informazioni che dovevo darvi sono state date. Vi aspetto stasera alla live che troverete sul mio canale, quindi partecipate perché ci saranno comunque altre novità e nell'arco della giornata seguiamo sempre i canali ufficiali perché ci saranno sicuramente delle notizie. Per qualsiasi cosa, entrate a far parte anche nel mio gruppo, la community di Roscoe Crypto Academy, per rimanere aggiornati. E per qualsiasi cosa potete scrivermi anche in privato, sono sempre a disposizione. Quindi, qualsiasi cosa, se avete bisogno di supporto per qualsiasi cosa, potete scrivermi benissimo in privato. Vi auguro a tutti una buona giornata e un buon fine settimana. Buon weekend a tutti. Lasciate un bel like che non vi costa nulla. Vi aspetto al prossimo video. Ciao.